Alessandro Buaioli, ciao a tutti e benvenuti nel sesto episodio di Black Clover Quartet Nights. Siamo nella storia e abbiamo fatto lo scorso episodio, diciamo l'episodio 7, ricordi? Cioè, chiamiamoli capitoli perché sennò non ci si rende conto per bene di che succede. Oh, perfetto, finalmente si inizia un capitolo, diciamo, nuovo, perché come vi spiegai a suo tempo, qualche settimana fa, forse anche mesi addirittura, parte dei video, quindi fino all'episodio 7, capitolo 7, non ci si capisce, se no, li avevo già registrati, ma la qualità era così scadente che ho deciso di rifarli, perché c'erano dei settaggi che erano fatti male, ecco, e purtroppo non sono riuscito a resettare solo la storia e ripartire da capo, se no l'avrei fatto. Però ora non ci sono problemi, perché noi in questo episodio andremo a scoprire il vero significato dell'amicizia. Vai là, eccolo lì. Oh, oh, come si fa? Ah, no. No, vabbè, un dungeon sotterraneo, ma chi l'avrebbe mai detto? Gente che cammina. E invece non ci sono. No, vabbè. Chi è? Ah, ma ora entra in gioco Betto, allora. No, vabbè. Il nostro amico Chad. Cioè, però è strano vedere lui in realtà 14enne che pensa ad Asta come suo coetaneo. Cioè, oddio, coetaneo. Diciamo, è abbastanza particolare come cosa, ecco. Carna. Sai, io ho la brace come viene buona. Una bella bistecca. Vabbè, mi sembra. Sarebbe comunque carna alla brace. Oi oi. No, vabbè, in effetti. Via. Una cinquina. Via, andiamo, su. Nakama. Che gli vuole fare? La proposta di matrimonio? Ah, no, ha un telefono. Oh. No, vabbè, è già partito la riscossa. Ma ha lasciato il telefono, non si lascia il telefono. Non tu puoi lasciare il telefono lì. Eccolo. Concentrato come sempre. Noel. Non ci sono parole per descrivere Noel. E ora guarda chi arriva. Yami, immagino. Un classico. Beh, ti devo dire che se tu fossi arrivato prima non sarebbe stato proprio malissimo. Combattete. Andiamo, gli è scarso. Porca paletta. Istia! Ma è una popò. Aia. Ma, no. Via, trivel. Aia. Vai. Ma perché ce l'ha tre con me? Scusami, ci sono quattro imbecilli qui che meritano di essere. Eccoci. Cazzo è fatto. Porca paletta. Vai. Allo spiedo. Vai. Beh, ma è... Cazzo, ma come fa a schivarle? Su di sciume schifoso. Niente. Oh, riprendi. Beh, ripigliati. Iniziati. Vai. Come fa a non avere ancora... Ah sì, ce l'ho l'abilità. Vai. Mamma mia, non arrendermi. Ci lecca. Ora no. Ah, è morto. Vetto della disperazione. Libero. Siamo solo noi. Come devo fare sul serio? Ah, che attiva i...
Licht. Vabbè, è arrivato lui. No. No. Ma poverina, ma forse era una lapide. Ora. Ora perché gliel'ha detto lui, di sicuro si ferma. E immagino. Oh, ecco un'altra che, insomma, c'ha di potenziale. Come sono in quei seri? Che c'hanno, Fana? Andiamo a osservarli. Ricompensa a qui. Fantastico. Fantastico, fantastico. Comunque vorrei provare anche, diciamo, il multiplayer. E lo farò, forse, dico forse, nel prossimo episodio si va a provare il multiplayer. Ovviamente il video sarà comunque messo nella playlist, eh. Tuttavia non sarà numerato come settimo episodio, ecco, ma come tipo un'ova, ecco. E visto che, insomma, si è durato poco, si va anche a fare i burattino. Listal, Iceberg. Chi è che cammina? Diamogli una mano. Vediamo che combinano. No, forse ci hanno... Ma che cazzo? Oddio, ma la sono giocati, eh. Va bene che gli è... Fica, però. Fantastico, però. No. Bello, che animazione, però, eh. No, lo dico, tanto di cappello. Fantastico. Top number one. Oddio, bruttissimo qua, però vabbè. Oh, ecco, loro due potrebbero essere effettivamente un problema. Oh, porca paletta. Vai, you. Vai, doppio, l'ho preso tutte e due, no? Via. Fammi ripigliare un po' di vita, mannaggia a voi. Vai, gli ho dato il colpettino. Oh. Ma questo è lo zingaro di Yuno. No, ci lecca. Vabbè, ma vaffanmo. Guarda, fuori turbino, fuori la turbina, eh. Vai. Dai, ma ci sei Yuno, no? Yuno, che cazzo dico Yuno. Come cazzo si chiama? Yami con noi. Ma perché non sparate anche ai miei amici? Scusa. Niente. Sparate anche ai miei amici, per favore, perché. Ma guardate che cazzo di roba è. Vai. Sparami, imbecille. E niente. Che cazzo di danno fanno? No, non è normale, ragazzi. No. Non è normale, però fuori uno. Dov'è quell'altro cretino? Oh. No, ho fatto cilecca, porca paletta. Ok, è morto. Libero. Ok. Fu. Prego, non c'è. Ma dai, ma è passato un minuto e mezzo, ma com'è possibile? E che l'ha rotta anche lei? No. Non ho capito che gli serva. Bellissimo lunare. Carne alla brace. Vabbè, già che si sono svegliati, dai. Non mi lamenterei così tanto, detto sinceramente. Si sono svegliati. Quartier Julius. Fantastico. È morta 30 anni fa. Telefono. No, io ve lo dico. Io le mail dell'università non le sopporto. Non ce la può reggere le mail dell'università. Arrivano un monte di mail, ma di comunicazioni, e perché fanno la festa, e c'è da celebrare quello, e c'è l'open day. Ora mi è arrivato
comunicazione su appelli d'esame, però non è roba che mi interessa, capito? Quindi a me, detto sinceramente, non me ne frega una sega, non me ne frega una sega, e io non capisco, proprio mi urta, e mi tocca cancellarle, perché poi magari ne arriva anche ad uno importante che a me interessa, però sono dei disgraziati. Gli assassini del padre di Karna sono altri nobili invidiosi del suo successo. Ah, coraggio. No, non è giusto. È Scarna, ha detto è Scarna. No, vabbè, sta cercando vendetta. L'occhio magico della notte bianca. Di concerto. Sta agendo di concerto. Non so se l'avevi visto, è uscito pochi giorni fa il film di Black Clover, tanto atteso. Vi devo dire la verità, bello perché è bello potente, però diciamo che cioè, si poteva far meglio secondo alcuni punti di vista, un po' troppo concentrato su personaggi e magari, cioè nel senso, ci potevano sta meno e vabbè. Comunque, cioè, vi chiedo scusa, no, ogni tanto guardo di qua, ma perché di qua c'ho lo schermo dove vedo ciò che registrano, sicché mi viene da guardare di qua, perché io mi vedo di qua e invece mi segui, però voi state sereni e si va a fa anche la luna rossa, perché insomma siamo a 10 minuti, 12, come rossa gli è blu. Questi potrebbero essere un problema. Però bello. Ma come? Cioè, ti stai combattendo per il bene della tua patria e gli dici ai tuoi, diciamo, sottoposti di non farsi superare dai sottoposti di quell'altri. Non mi sembra proprio il massimo in una situazione di vita o di morte. Cioè, vabbè. Ci sarà anche Karna? Ma qui ne manca uno. Non era tre. Chi era? Ah, sì, quello che si teletrasporta. Non mi ricordo nemmeno come si chiama. Ma non è Karna, lo puoi capire che non è Karna. Voglio concedere l'ultimo addio. Lei in effetti ha senso. Via, odiamogli una mano. Sì, ma in che cazzo di universo parallelo? No, Nellissi lunare è rossa. Cioè, no, oddio, forse. Vabbè, è Black Clover. Però che figata. Cioè, bello, molto bello. Vabbè, anche le animazioni, cioè, non sono male. Cioè, è un videogioco, ragazzi. È un videogioco. Ma come ora morire? Sasaneo. Cazzo. Oddio! È lui! Ma lui è quello vero. Non capisco, non comprendo. Ci sono due Yami. Miro! Calma, che è diverso da karma. Karna, ho sbagliato. Fra, non ce ne frega un cazzo. Sì, infatti si è visto. Ma
Quindi ora lei, diciamo che è viva. No, c'è sempre questa imbecille. O tira in un colpo tra capo e collo, per piacere, andiamo, e lasciaci Karna, che lei, insomma, è un valore aggiunto a questa... a questa... Qua, non sono ancora arresa. Yami, su, e... c'è da fare qualcosa. Comunque ti è troppo caldo, non so se si vede. Qui c'ho un chiazzone esagerato, qui, ma un chiazzone esagerato, ma che cazzo è questo? Mi aveva chiesto di ucciderla. Ma sei te idiota? Lo uccidi o no? S'ammazza? Ti do una mano io. Ma non ammazza, dai. Ma come? Ti do una mano io, vai. No, e niente, non mi fanno combattere. È bruttissimo, bruttissimo, bruttissimo quello che è. Ai giorni d'oggi qualcuno vorrebbe che dicessi è bruttissima. Ma vabbè, è una figa, mamma mia. Oh, ci siamo. Ma Lord Freeze, più che Lord Freeze mi sembra... Porca paletta. Oh, gli sono sotto i buzzo. Sparami, sparami. Vieni, 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 vieni. Niente. Niente. Non ce la... Cioè, io parando la magia non mi... che cazzo ridi, testa di merda. Vai. Macasero. Macasero. Capaletta. Io buono. Fammi recuperare la vita perché gli hanno schiantati. Oddio, gli sono passato sotto il buzzo, fantastico. Fantastico. Vai. La Q. Sì, non arrendermi. Oh, che sto facendo? No, buono. Vai. Oh, l'ho preso e l'ho chiappato, gli ho fatto danno. Un vero guerriero sa distinguere la... quando è il momento di fuggire e quando invece è il momento di combattere. Questo è palesemente il momento di fuggire e combattere. Porco cazzo. Vai, vai con il trivellino. Ma fa un danno pazzesco. Oh, non capisco una sega. Via, scappa, idiota. Vieni, 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 vieni. Oh, vieni. Ma io schivo. Questo non è... Cazzo. Fammi recuperare un po' di vita. Vieni, vieni, rimestagliene. Vai, vai, vai. Allora fagli che tu vuoi. Basta che non tu prenda me. Oh, troppo forte. Troppo forte. Libero. Ma dovrei averlo sconfitto, no? No, ah, ci fanno vedere l'ultimo pezzo animato. Ma oh. È bello. Ancora. Però con la musica. No, fermi. Oh, aumento il... Ok. Forse ora si sente meglio. Ah.
e con la musica è. Via, 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 mi casca in capo. Sì, che cazzo fa? Ma perché viene a cercare solo me? Piglia loro, piglia i miei amici. La musica sottofondo è davvero bello. Ecco. Ma ha toccato appena, ma ha toccato appena, ma... Questi li dovrei poter mandare indietro. Ok, sì, ed è ciò che ho fatto. Vieni. Vai, 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 vai. Vai, fagli il trivellone. E niente, non l'ho fatto. Mahona. Ma è ancora a metà vita, ragazzi. Ehi, porca paletta. Da essere un video corto passa ad essere un video bello lungo. Probabilmente poi si girerà verso di qua. Guarda, comunque conosciti, testa di cazzo. Mi fai il trivellino. Ma Casero è una sega. Vai, 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 con questi gli fa un danno della madonna. Aia! Oi, oi, aiuto, aiuto, dolore, dolore. Non mi posso ancora... Ah, ok, adesso mi posso parare. Sarebbe un... Aiuto. No, 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 no. Ecco, lì gli arriva addosso. Ulti, usiamo la ulti. Fantastico, gli dovrei aver fatto danno? No. Però qui se fai getto. Adoro tantissimo quando mette qui la musica. Vieni, vieni, vieni. Vieni, 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 vieni. Ma come, ma... Dai, 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 è morto, è presente morto. Dai, andiamo. Gli bocco il fresino, gli bocco il fresino. E il fresino funziona. Libero. No, ora però deve essere, dovrebbe essere Ito per davvero. Maledetti. Maledetti. Non è che ci lasceresti lei viva, la signorina. Ok. Yamimaho. Yamimatoi. Dovresti essere in grado di usarla. Ah, ma ci sono anche loro. Ok, non gli fanno un cazzo. Yamimaho. Yamimatoi. Bello, bello, fantastico. Questo si è visto anche nell'anime. Oh, molto bello. Cioè non questa scena ovviamente, la taglio anti-illuminazione è una mossa che ha per davvero. O ce la lascia moribonda o non ce la lascia proprio. Mi sa che muore. Mi sa che muore per davvero, ragazzi. そんなわけで、てめえらよくやってくれました。今回の働きが魔法帝の旦那に評価され、旦那直々に差し入れをいただきました。どうばっべ。てことで、憎くよおら。またお肉。あ、なんか、とんねんやろ、ヤミピッコロ。いいな。明日たちはあんなでっかいやつと戦え。いや、俺は人間の避難の手伝い。はい。 Beh, questa è fissata la sua sorella.
Amici! Ah, infatti, credo... Ah no, c'è ancora. Yami, giovane. È apparso. Ma c'è il trasporto? Yokatta ja nei ka. Honmono no dancho ga kaette kite. Ah. Kore wa ittai dou iu... Nani ga? Kono Yami wa dancho ga... Sono io, ma da ragazzino. Già, tu sei Yami-san, qua ni iru nsu ka? Eh? Nani ittenno, ma? Ore wa koko ni iru nsu ka? So ja nakute, watashi tachi wa danchou ga mahou de wakagaeta. Ma prima stava parlando qualcun altro. Vabbè. Ore ga sonna mahou kurau manuke ni mieru, oitsu wa 14 nenmae kara kita nda yo. Masaka. Beh, evidentemente. Time travel tte nanda? Yami mo Karuna mo 14 ne. Già, cocci no Yami wa danchou ga mahou de wakagaetta n ja nai no ka? Soyu. Te. Già, danchou wa ano dungeon de. Ma come ve lo racconterò? Vabbè. Konna tokoro ni ita no? Ti vuole il comandante. Ya. Mahou de. Sore ni sokkin no Marx da. Shibaraku da ne, Asta-kun. Osoroi de dou shita nsu ka? Socchi no ore o kaku. Ya, chissà che c'è da fare. Kaere nakattara ore wa koko ni inei yo. Kore wa Karuna no oyaji ga motteta madoubu. Kore o tsukai ba. Oh, vieni, mandiamo lui in dove stava e tutti felici e contenti. Kimi no kore ne no 14 nen ni eikyou demo itsuka hontou ni hitsuyou ni natta toki. Sokka. Shikata ne na. Beh, comunque il sentire lo stesso doppiatore che parla sia per lo, cioè per lo stesso personaggio 14 anni prima e 14 anni dopo nella stessa, diciamo, nello stesso dialogo è un po' strano, ma vabbè. Ma ce l'hai accanto, idiota. Vabbè. No, vabbè. Addio. Amici, addio. Addio. Oh, e qui è tornato, forse. Ma quindi lui ce l'ha ancora Karuna. Giusto? No, è stato uno strano sogno. Ah no, invece è morta. Peccato. Ci mancherà. Seppellire solo la collana mi sembra un po' too much, ma vabbè. Si fa quel che si può. Cioè, comunque... Ci sono delle lapidi accanto, le lapidi. E lui gli ha fatto due croci con il legno. Beh, mi sembra una, mi sembra una tomba un po' scanna. vabbè. Oh. Black Clover Quarterknights. Che vuol dire? Scusatemi. Non può essere finito così. Non può essere finito solo qua. Come? Non può. Retouch, technical designer, cazzo che fa vedere quel dito. Vabbè, non può essere davvero finito. Io questo lo salterei.
No, ci sarà il secondo capitolo. Boh, skippiamo. No! Ah, ok, si vede ancora. Sta facendo tardi. Ma chi? Oi oi. Un'eclissi totale, cade ogni 100 anni. Occasina cosa dite? Non da 100 anni ci do una scassinda. Non ho capito il riferimento. Ah, vabbè. Fa male, ma cose che capita. Gli sono tornati i ricordi. Cosa? Ma tattana. Non. Yami-san! Ma da tsukanai in desu ka? Urusei na. Temei ga kūkan mahō tsukanai. Ok, questi sono sketch fantastici. Ii desu yo. Koko hajimete desu mon. Dattara damatte ro. Semete tonde ikeba ii no ni. Semmasen! Ore tobenai tsu! Watashi mo yo. Nando mo iwase nai de. Sukoshi wa moushiwake nasasou ni shite yo. Temei ga ore tachi zenin nosete tobu ka? Yami-sama jibun de toberu de shou nyai. Kono ore ni tobe tte no ka? Tobasarete no ka temei? Iya, ore betsu ni henna koto itte nai de shou! Sore ni shitemo, konna basho ni mo dungeon ga aru no ne. Koko ga do freeze kyūryō de shou? Ma come siamo nel feudo? Kono kyoku ga honmono. Quindi si ritorna mo sugu karu na to. Juyō na ore wa soko ni itte dou suru konna koto. E 14 non capisco cosa stia succedendo. Qui è dove abbiamo combattuto. E infatti è dove sparì Yami. Ma è grossissimo. Ma è enorme. Ragazzi, poi la grafica è un po' particolare. Ho capito, si sono scambiati, diciamo, gli Yami. Come combattete? Ma sono Yami. Raggiungi la fine, vabbè, ma sono Yami, io vado sereno perché... che sono gli Yami, quindi facilitazione. Ah no, sono di qua. Oddio! Che cosa fa? No, forse sono invisibile. Forse sono invisibile. Oh vabbè, ma... è davvero OP, eh. Non capisco cosa faccia... vabbè. Collegamento. Io mi mato. Fantastico, lo amo. Ragazzi. Ah, però ne posso usare uno solo. Però è fantastico. Fantastico. Bellissimo usare Yami grande. È davvero bello. Mo? Questo è grosso. Ok. E? Quindi? Yokeina mono ga kutsuite kita ka. Yamete. Non capisco. Ah,
ci fa vedere forse cosa è successo all'epoca. Ma così non si entra tipo in loop temporale? No. Non pensa. Quindi? Ah, ora. E gli episodi X. Cioè no, non capisco cosa vuol dire però. Ah, però io ho una domanda. Cioè, perché se... Lo vedremo nel prossimo episodio. Però se ogni... Diciamo che ogni... Cioè, ci fa rivedere la stessa identica storia solo da ottiche diverse... Beh... È che... Ho anche sonno. Mamma mia. Vabbè, siamo passati da un episodio che durava troppo poco, che era tipo 12 minuti, a 36. Questo è. Però è stato appassionante. Appassionante. È davvero ganzo. Abbiamo terminato la storia, almeno quella fatta con Asta. Adesso vedremo Yuno. Perché Yuno? Adesso vedremo Yami dove ci porterà, ma lo scopriremo nel prossimo episodio. Comunque, tanta roba, eh. Poi faremo combattimento online perché sono troppo interessato. E niente. Ah, se io faccio così cambio storia. Charmi. La luna rossa. Yami. Gosh. Ah, sarebbero gli episodi X, ho capito. Yami, Charmi. E qua, ah, sono gli appunti. Vabbè. Insomma, noi andremo a vedere Yami che cosa ci farà, in cosa ci imbarcheremo con il comandante del Toro Nero. Oh, perfetto, perfetto, buoiori. Io direi che questo video sia durato anche troppo, però c'è stato un monte di sugo e di combattimento. Che tanta roba bella speziata. Poi preparatevi perché arriverà a breve un video molto particolare. Vi dico solo che sarà in inglese, così che tutti potranno prendermi per il culo perché non son buono, però noi ci si prova e si va a rimestargliene. Ragazzi, è stato un vero piacere avervi qua. Abbiamo terminato la storia con Asta e nulla. Gli è stato ganzo e grazie per aver visto questo video se siete arrivati fin qui, perché se non ci siete arrivati siete delle merde. Buona scissi, buona, ciao.